Ciao a tutti e benvenuti sulla mia pagina La ruota della natura. Oggi volevo condividere con voi questo libro A scuola dalla sciamana di Michela Chiarelli. Libro, come vedete, impegnativo, ma soprattutto impegnativo dal punto di vista dei contenuti. È un libro che è strutturato in maniera strana, nel senso che spero di interpretare bene il volere dell'autrice, perché sembra una favola e quindi sembra che poi è un libro che è adatto veramente a chiunque, ma soprattutto a qualunque età, perché in effetti è strutturato come una nipote che chiacchiera con la nonna, nonna dai saperi di qualunque genere riguardante la natura, e quindi ovviamente la nonna che condivide con la nipote i suoi saperi, le sue conoscenze, quelle antiche conoscenze che venivano tramandate soprattutto di donna in donna e che ovviamente custodivano quella che era la forza generatrice della natura, quindi i segreti in certo qual modo della natura. Quindi è davvero un libro dalle grandi potenzialità, perché poi tratta di qualunque argomento, piante soprattutto. Però anche, ad esempio, c'è un paragrafo dedicato alle rune e quindi ovviamente tutto lo sciamanesimo norreno, e quindi spazia molto, quindi spazia molto dal punto di vista dello sciamanesimo e spazia molto anche dal punto di vista delle conoscenze delle antiche erboriste. C'è l'incontro con una sorta di strega, ad esempio, per l'iniziazione della nipote, e che si vede che è proprio un raduno di streghe, streghe nel senso buono del termine. Noi lo conosciamo spesso e volentieri come qualcosa di negativo, perché è stato traviato questo termine. In realtà, strega, come anche sciamano, come anche tutti gli uomini in medicina di un tempo, erano appunto quegli uomini votati alla conoscenza della natura e quindi ovviamente votati anche a tramandare queste conoscenze affinché potessero essere utili. Quindi conoscere le erbe, oltre per una protezione interiore, ma anche per curare certi malanni, era davvero un ottimo metodo per rendersi utili e quindi per aprire i propri talenti e condividerli, come sappiamo che ci avevano insegnato le antiche popolazioni. Ognuno di noi ha un talento, ognuno di noi lo deve fare uscire, lo deve fare emergere e lo deve anche condividere con gli altri. Quindi questo libro insegna anche un po' questo, nel senso che questa nonna si è presa carico della nipotina e appunto perché si è presa carico della nipotina sa che anche lei potrebbe avere questo talento e quindi cerca di instradarla in quella direzione, o comunque cerca di farle venire la curiosità di saperne sempre di più. E poi infatti si vede che la nipotina era proprio dentro al dono. Non voglio svelarvi di più, ma più che altro perché la storia comunque un po' ve l'ho già svelata, ma passa in secondo piano, proprio perché è un libro dalle tante conoscenze e quindi vale la pena di leggerlo, non tanto per la storia, perché come dico la storia è semplicemente, spero di interpretare, ripeto, bene il volere dell'autrice, è un pretesto per condividere tanti saperi, tante tradizioni anche, e in maniera però più giocosa. E quindi la storia, appunto, ormai ve l'ho già un po' spoilerata, come si dice adesso, ma vale la pena di leggerlo proprio perché ha tante, tante conoscenze al suo interno, di tante culture, compresa la nostra italiana, quindi tradizioni davvero trattate molto bene e soprattutto appunto è proprio una scuola. Quindi è un libro, ripeto, impegnativo ma dalle grandi potenzialità. E quindi consigliata la lettura e soprattutto appunto per chi ha le prime armi. Potrebbe essere davvero uno scrigno di conoscenze, perché trattando parecchie argomentazioni uno può anche intuire quello per cui è più affine. Quindi se uno è più legato al mondo naturale, oppure delle rune, oppure dello sciamanesimo, quindi dei viaggi sciamanici, delle iniziazioni,
può magari, grazie a questo libro, intraprendere un cammino un po' più specifico. Quindi consigliato e soprattutto appunto la lettura è molto fruibile, esattamente come una favola. Grazie per avermi seguito e al prossimo video.